facciamo un pochino il punto della situazione, perché ovviamente ultimamente i giornali ne stanno scrivendo veramente di tutte, avete visto, vi ho portato le notizie in maniera molto molto serrata, proprio perché c'è esigenza di portare queste notizie e quindi di conseguenza dobbiamo cercare di essere in maniera un pochino più completa. Per quanto riguarda la situazione della Juventus, la situazione è sempre quella, si attende il fatidico incontro tra Agnelli e Allegri. A me è venuto un dubbio molto semplice, vi dico la verità, potrebbe esserci già stato l'incontro in maniera, diciamo, anticonvenzionale, quindi non nella sede della Juve, anche in un altro posto, che ne so, forse a casa di Agnelli, a casa di Allegri, non lo so, e si potrebbe già essere stata, diciamo, potrebbe essere già stata decisa la strategia, oppure veramente ci sarà questo incontro per cui ci stanno a far partorì, però peggio del parto, voglio dire, dei parti, non lo so, reali. Comunque, al di là di tutto questo, ieri pomeriggio è uscita un'indiscrezione molto molto particolare. L'indiscrezione porta il nome di Didier Deschamps, la lancia Sport Mediaset, che tra l'altro era molto attiva anche sul fronte Conte-Inter, e parla di un interessamento di Allegri per quanto riguarda il tecnico vincitore della Coppa del Mondo. Cosa vuol dire e cosa ha detto Sport Mediaset in realtà? Sport Mediaset ha parlato di Allegri e in generale ha detto: Allegri è stato contattato dal Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain gli offre 15 milioni di euro per 5 anni, quindi ragazzi stiamo parlando di uno stipendio veramente principesco, non è la prima offerta che Allegri riceve da un top club, ma pare che l'altro club sia il Bayern Monaco, e appunto il Bayern Monaco non abbia, diciamo, la disponibilità economica dal punto di vista proprio finanziario di poter competere con il Paris Saint-Germain nel poter ingaggiare, nel poter fare guerre di stipendi. Quindi il Bayern Monaco avrebbe fatto semplicemente un sondaggio preliminare, mentre il Paris Saint-Germain avrebbe avuto proprio un dialogo con il tecnico. Spaventato da tutto ciò, Allegri cosa ha fatto? Ha detto: se rimane Allegri, Agnelli, cosa ha fatto? Se rimane Allegri, probabilmente ad Agnelli va bene, e questo è quello che emerge. Qualora dovesse cambiare, gli obiettivi di Agnelli sono due. Il primo obiettivo è ovviamente quello di Pep Guardiola, che è l'ambizione del nostro diciamo dirigente. Lui vorrebbe proprio Guardiola alla Juventus, probabilmente incontra il parere e i gusti personali della maggior parte dei tifosi. E c'è un'alternativa che, diciamo, vi ho già raccontato come potesse essere un nome, diciamo, da outsider, tipo Simone Inzaghi, oppure tipo, che ne so, tipo Mihajlovic, che sarebbero stati nomi che, ripeto, un saltino dal balcone avremmo fatto se avessimo sentito queste cose. Ma c'è un altro nome, che è quello di Didier Deschamps. Voi ricorderete Deschamps sicuramente come giocatore, è stato qui per tanti anni, ci ha allenato nella stagione della Serie B, poi per diverbi contrattuali purtroppo andò via. Deschamps poi è andato ad allenare il Marsiglia, se non sbaglio, è stato messo alla guida della nazionale transalpina, della nazionale francese, quest'anno ha vinto il mondiale, e non è scontato, perché comunque vincere una competizione non è mai semplice come il mondiale. Quindi Allegri avrebbe diciamo ricevuto questa richiesta da Paris Saint-Germain, Agnelli si sarebbe cautelato chiamando Deschamps. Ovviamente tutto ciò che vi dico è essenzialmente legato a una cosa, a questo incontro. Cioè, noi possiamo cominciare a parlare mo e la possiamo cominciare a finire domani sera, però comunque se Agnelli e Allegri non si incontrano è difficile avere una notizia che sia affidabile al 100%, perché io posso venire qua in video, vi posso dire: raga, è tutto fatto per Guardiola, domani arriva Guardiola. Oppure posso dirvi: raga, non è vero niente che Conte va all'Inter, Guardiola viene all'Inter per dire Conte va alla Juve. Cioè, posso dire un sacco di cazzate e nessuno può dire che sia falso o sia vero, però mi riservo il diritto di dire cose vere, e le cose vere al momento in cui faccio il video sono queste. Cioè, Allegri sarebbe stato contattato dal Paris Saint-Germain, uno stipendio principesco, gli sarebbe stato promesso un mercato comunque molto corposo, anche se non so come possano fare un mercato più corposo di quello attuale, e al tempo stesso di ciò che sto dicendo, Agnelli avrebbe chiamato appunto Deschamps in caso di separazione con Allegri, che non è ancora certa, fra l'altro. In tutto questo, mi direte voi, Matt, non hai nominato manco mezza volta Conte, cioè stavo arrivando piano. Non l'ho nominato perché è la parte finale del discorso. Ieri Luca Marchetti di Sky Sport, un altro esperto di calciomercato, che tra l'altro fece veramente un sacco di notizie su Cristiano Ronaldo alla Juve, ha parlato all'epoca quando Conte lasciò la Juve dell'arrivo di Allegri e poi è arrivato Allegri, ha parlato di Conte vicino all'Inter, perché Marotta avrebbe contattato Conte già tantissimo tempo fa, Conte sarebbe stato affascinato dal progetto dell'Inter, Zhang, cioè il patron dell'Inter cinese, avrebbe promesso a Conte acquisti di primo livello, con un innalzamento del monte ingaggi da parte della squadra, quindi tutto ciò porterebbe a Conte all'Inter. Volevo sapere da voi che ne pensate. Innanzitutto vi chiedo di dirvi cosa ne pensate di Conte e Inter.
vi chiedo di dirvi cosa ne pensate di Deschamps alla Juve e vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate di una sostituzione Deschamps-Allegri. Cioè, per voi, passare da Allegri a Deschamps costituirebbe un miglioramento oppure costituirebbe una situazione di stallo? Fatemi sapere.